Certo, è importante mettere insieme le energie e le risorse. Noi abbiamo delle piccole risorse, ma le abbiamo messe a disposizione del monumento dei Girolamini, restaurando questa tela e il risultato è straordinario, anche di partecipazione dei cittadini, del pubblico, degli psicologi che sono fieri di questa iniziativa. E noi proviamo con gesti simbolici a dare un esempio di quello che si può fare. Quanto è importante il ruolo dei privati e degli ordini in questi campi, che finora non c'è stato, diciamo. Gli ordini stanno sviluppando una società per un mandato sociale che va un po' oltre i compiti tecnici specifici di ogni ordine. E perché negli ordini ci sono gli intellettuali che hanno cominciato a sviluppare questa sensibilità. Io sono sicuro che nel prossimo futuro vedremo altri che si impegneranno su questo terreno. Noi ringraziamo particolarmente l'Ordine degli Psicologi per il contributo che hanno voluto dare al restauro della Pala del Marullo e speriamo che questo possa aprire una strada anche a tutti gli altri ordini e a tutte le altre associazioni che vogliono inserirsi in questo progetto di valorizzazione del monumento, soprattutto in un momento in cui la carenza di fondi è tale per cui risulta difficile sia il restauro del dipinto sia insomma, procedere con altre attività. È anche vero che il monumento è inserito nel grande progetto Napoli dei siti UNESCO, per cui in un futuro abbastanza prossimo, abbastanza immediato, vedrà coinvolto l'intero monumento in un'opera di recupero, soprattutto dal punto di vista architettonico, e speriamo che questo possa essere il volano per un ulteriore processo di valorizzazione e di fruizione del monumento per un pubblico sempre più vasto. Lei è stato il curatore, scendendo un po' nel tecnico, non troppo. In cosa è consistita questo lavoro di restauro? Il restauro si presentava piuttosto complesso in quanto la tela era in deposito da molto tempo e quindi l'incuria e il tempo hanno fatto un lavoro di degrado che ha portato alla deformazione della tela e a cadute di colore piuttosto consistenti. E con un accurato recupero, con la rifoderatura, si è cercato di portare il dipinto alla cromia originale e appunto ad un restauro completo che adesso vediamo, possiamo ammirare nella Cappella della Neve.